Una gemma nel centro storico di Letto Manoppello, un edificio che nel passato ha ospitato le iniziative di Giovanni De Sanctis e Augusto Pierantoni, protagonisti della politica e della cultura giuridica del secondo Ottocento abruzzese. Uno scrigno che da oggi si apre alla comunità regionale e non solo, considerando che tra le sue mura c'è già un oggetto prezioso come la bandiera cucita da Donna Dorinda in occasione del passaggio di Re Vittorio Emanuele II nel 1860 a Chieti, e qui si alterneranno iniziative ed eventi di rilievo nazionale. È Palazzo De Sanctis, inaugurato ufficialmente dopo un periodo di ristrutturazione e con un evento cui hanno preso parte grandi personalità del mondo istituzionale italiano, dal prefetto di Roma al procuratore generale presso la Corte d'Appello dell'Aquila, dai comandanti interregionali della Guardia di Finanza e di Abruzzo e Molise dei Carabinieri al prorettore vicario della Sapienza. Presente anche Cristina Collettini, soprintendente delle belle arti e paesaggio per l'Aquila Teramo, in quanto il Ministero ha dichiarato Palazzo De Sanctis di interesse culturale particolarmente importante. È una dichiarazione di riconoscimento di interesse culturale sia per l'aspetto architettonico, per la sua monumentalità, ma anche e forse direi soprattutto per il richiamo ai valori che lo legano alla nazione. E l'onorevole Luciano D'Alfonso ha spiegato cosa sarà questo edificio. Generare motivazione. Come si fa questo? Ricomponendo la parte e il tutto. Qui vorremmo studiare questo con le più impegnative e qualificate competenze accademiche, istituzionali, economiche, filosofiche, sociologiche, teologiche, in maniera tale che si capisca che l'umano, quando realizza lavoro, deve generare pensiero, pensiero progettuale. Il Palazzo De Sanctis verrà onorato non solo se circondato dalla musica, dalla banda e dalla festosità, ma anche se genera di nuovo da dentro di sé contenuti di grande qualità innovativa. Decisioni amministrative. Su questo sarà incentrata una parte dell'attività, come ha anticipato la docente del Liceo Vico di Chieti, Silvia Elena Di Donato. Questa giornata segna l'inizio di un cammino nuovo, volto a costituire una fondazione che valorizzerà un percorso culturale di valore, indirizzato alla riflessione sulla qualità della decisione pubblica. Questo evento. Però di Pierantoni parleremo a Chieti tra